le tue tavole? Ma ispirato, io sono intervenuto in secondo momento, in realtà il primo volume l'aveva già disegnato il dimenticato Jonathan Fara, che invece in realtà è stato il vero e proprio inventore di Mascherpa grafico, quindi io sono partito dai suoi disegni, naturalmente con la mia, il mio stile, la mia esperienza, insomma, poi l'ho riportato a un altro tipo di disegno. Ricordo che vengo dal fumetto bonelliano, disegnavo Dylan Dog, l'ho disegnato per circa 20 anni, per poi passare al commissario Ricciardi, che invece è un altro personaggio della scuderia Bonelli, però mutuato dalla letteratura, infatti è un personaggio dei romanzi di Maurizio De Giovanni, autore noto per I bastardi di Pizzo Falcone, in realtà, che conoscete bene. Quindi in realtà l'ispirazione non c'è più, oramai sei autonomo, viaggi su binari tuoi dopo tanti anni. Io ricordo più o meno l'ultima volta che ho contato le tavole che ho pubblicato ero vicino alle 5.000. Quindi è difficile dire, prendi dalla realtà, prendi da quello che ti piace, da quello che ti emoziona in quel momento e tenti di portare il prodotto a una sua autonomia. Il fumetto è ambientato a Diamante, conoscevi sì. Diamante? Di nome, in realtà l'ho vista su Google Maps. Ci ho fatto un giro, ma purtroppo Google Maps, questo ha aperto un po' tutti i diamantini, non so come si chiama. Diamantesi. Ha aperto tutti i diamantesi, che è la parte più bella, forse manca su Street View. Quindi di fare un bel reclamo, perché la parte più antica che adesso ho avuto modo di apprezzare, insomma, manca, e credo che sarà aggiunta nel prossimo volume. Che, l'ho detto, quello che vedete stasera per me è obsoleto, cioè riguarda il lavoro mio dell'anno scorso. Adesso già è finito quasi il terzo volume, quindi lo guardo con un senso di nostalgia e un po' l'odio, come è giusto che sia per ogni lavoro che si lascia dietro. Ti ricordi di tutte le cose che non sei riuscito a fare, perché per migliorare, purtroppo un artista, o mi definisco da un fumettaro, per migliorare ha bisogno di capire quali sono i suoi errori. Purtroppo dopo che hai finito ti ricordi solo quali sono i tuoi errori e non vedi più l'essenza stessa del lavoro. Mascherpa cosa ha in comune e cosa di diverso rispetto agli altri? In comune è il linguaggio. Il fumetto deve essere al pieno delle sue possibilità, perché il progetto è proprio quello di sfruttare le possibilità del fumetto, le possibilità che il fumetto ha di parlare a un pubblico diverso da quello dei libri, diverso da quello della televisione. È un pubblico che secondo me non diminuirà mai realmente, ha un suo nocciolo duro, e quindi l'esperimento è fatto per avvicinare questo tipo di pubblico. Quindi in comune con gli altri assicurando il linguaggio non deve cambiare, deve essere riconoscibile come fumetto. Di diverso è che è molto molto più aderente alla realtà. Dylan Dog è fantasia al potere, si spazia in qualsiasi genere, si chiama horror ma poi vai dalla fantascienza sino al noir, e non sei tenuto a rispettare quelle procedure di indagini, non sei tenuto a rispettare quali siano i gradi di invece in questo prodotto, che ha anche l'ambizione di divenire un po' didattico, cioè di far riconoscere la polizia nella sua meccanicità, nella sua essenza, nei suoi meccanismi, diciamo, di fondo, è d'obbligo che tu sia attento a quello che fai. Una per tutte, noi disegnatori siamo abituati a mostrare sempre e comunque i difensori della legge con le dita sul grilletto. E quella è proprio una cosa che non si può fare, cioè chiunque maneggi una pistola sa bene che non può averle le dita sul grilletto, ma deve averle fuori dall'asola del grilletto per evitare guai o spari non voluti, no? Ecco, questa è una cosa che mi hanno subito contestato e a cui ho dovuto riparare subito. Non è l'unica, sono tantissime. Non si può indossare il berretto quando sei in macchina c'hai la cintura di sicurezza, è una serie di infinita di piccole dimenticanze che, se osserviamo anche le nostre fiction, compiono, cioè no, anche loro non sono così attente, noi tentiamo di essere quanto più attenti possibile. Il futuro del fumetto è più sulla carta o più in digitale? Ma in digitale il problema è che capisci su che cosa è il fumetto. Questa è la verità. In digitale esistono i fumetti, ma non sono d'avventura, non sono i fumetti classici, quelli si vendevano una volta, no? Dove sono fumetti più aderenti a una realtà, sono più di opinionisti, cioè la vera star lì è l'autore, chi scrive, non il personaggio. Ecco, un vero personaggio appartenente alla rete ancora non si vede, e quindi io credo che sia destinato a ancora essere creato il fumetto della rete, lo vedremo più in là. Lo vedremo più là, il fumetto della rete per adesso è sulla carta e credo che continuerà a esserlo per parecchio tempo.